Ciao a tutti! Ho news esplosive su Batman e Superman. Vuoi sapere chi è? No, ve le dico dopo. Un uomo affascinante, di squisita cultura. Ricco, assai ricco. Della tua esistenza è totalmente all'oscuro. Quel poco che posso fare per te lo farò. Ho venduto i miei gioielli e sto mettendo da parte ciò che riesco a ottenere dalla generosità del signor Simonon. La tua dote è quello che ho potuto sottrarre alle tue sorelle. Vorrei contare sul fatto che non rivendicherai nulla quando non ci sarò più. Convocate un avvocato, fategli preparare un atto di rinuncia, sottoscriverà ciò che vorrete. Un figlio non può diseredarsi da solo. E in più questo darebbe a mio marito la certezza di ciò che gli è già fin troppo chiaro. E non v'è alcuna via d'uscita. Il regista Zack Snyder ha annunciato al Comic Con 2013 di San Diego che Superman e Batman saranno insieme nel sequel di Man of Steel. Amici o nemici? Chi lo sa? Questo non si sa ancora. Nel film, in uscita nel 2015, Bruce Wayne, personaggio sempre più oscuro, soprattutto dopo la trilogia di Nolan, si scontrerà con l'Uomo di Acciaio. Riconfermati nel cast del film targato Warner Brothers, Henry Cavill, che sarà ancora Man of Steel, Amy Adams, Lawrence Fishburne e Diane Lane. Vi starete chiedendo, e Batman? Probabilmente non sarà Christian Bale, purtroppo, che ha appena dichiarato di voler lasciare il costume da pipistrello. La sceneggiatura sarà affidata a David Goyer insieme allo stesso Snyder e si ispirerà al graphic novel di Miller. Il titolo potrebbe essere Batman vs. Superman o Superman vs. Batman. A noi non convince. E voi che dite? No, perché sono molto curiosa di sapere voi cosa ne pensate di questa nuova trovata. Comunque, per oggi è tutto. Ricordatevi di mettere un mi piace sulla nostra pagina Facebook Film Is Now se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo alla prossima.